Oggi come oggi 795 milioni di persone soffrono la fame cronica, e ben quando nel mondo si producono abbastanza alimenti per ognuna di queste persone. Allora è chiaro che noi dobbiamo fare tutto quello che è possibile per fare scendere il livello della malnutrizione. Il mondo fino adesso nel mondo ci sono stati progressi anche molto importanti. Molto di più bisogna fare. Una delle cose importanti che bisogna fare è assicurarsi che le donne abbiano accesso all'educazione, ma anche a tutte le risorse produttive in agricoltura. Sappiamo noi che quando le donne hanno possibilità di aumentare il reddito, quando hanno possibilità di accedere all'agricoltura, a tutto quello che c'è bisogno per l'agricoltura, la fame scende, la malnutrizione scende e chiaramente la società in generale sta migliore. Allora, l'alleanza delle donne è importante per fare scendere la malnutrizione naturalmente, l'alleanza degli uomini anche. Tutti insieme devono fare questo una priorità per poter raggiungere l'obiettivo. Oggi stiamo concludendo due settimane molto molto intense, molto interessanti devo dire, sul Women for Expo. Women for Expo, un'iniziativa che giustamente vuole dare uno sguardo sul tema del gender, il tema della partecipazione delle donne nella lotta contro la fame. Io penso che in questo momento, dopo due settimane di avere sentito una quantità diversa di persone, angoli, discussioni, siamo a un livello di conoscenza molto più approfondita per vedere come portiamo avanti questi argomenti già nell'agenda di ognuno, con il governo, sia diciamo dentro il governo o bene dentro ogni organizzazione, dentro l'accademia, eccetera, eccetera.